Colpo da 125.000 euro. Questa mattina in via La Caita, quattro uomini con il volto coperto da passamontagna, con giubbotti antiproiettili, a mano armata di fucili, a canne mozze, hanno atteso davanti all'ufficio postale il furgone portavalori della Sveviapol, incaricato di consegnare circa 125.000 euro. Sotto la minaccia delle armi, dopo aver immobilizzato le guardie giurate, i rapinatori si sono fatti consegnare il bottino milionario per poi fuggire e far perdere le proprie tracce. I quattro sarebbero fuggiti a bordo di due scooter Scarabeo, già ritrovati in via Venezia. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia. Gli agenti hanno raccolto tutte le testimonianze dei presenti e ogni particolare utile alle indagini. Potranno essere d'aiuto anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dove ci sono diversi negozi e banche. Secondo la polizia, i quattro rapinatori hanno atteso il furgone nascosti in un vano caldaia di un palazzo vicino all'entrata secondaria dell'ufficio postale. Dal palazzo in questione, poco prima dell'arrivo del mezzo della Sveviapol, sono uscite due persone, padre e figlio, al che i quattro malfattori li hanno presi in ostaggio per qualche minuto perché non intralciassero il piano criminale. Dopodiché, giunto il furgone, i quattro malviventi sono entrati in azione. Durante la rapina hanno anche sottratto ai vigilanti due pistole Beretta calibro 9.21. Sono in corso le indagini della squadra mobile della polizia.